Buonasera a tutti. In apertura la notizia della forte scossa di terremoto che è stata avvertita meno di un'ora fa, poco dopo le 18, e l'epicentro è stato nel Casertano, come vedete in questa foto, con tutte le zone interessate. La magnitudo di questa scossa è piuttosto alta, 5, questa è la magnitudo registrata dall'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia, interessato, come vi dicevo, il Casertano, ma un po' tutto il Sannio, e anche l'Irpini è stato avvertito distintamente anche in tutto il Molise, soprattutto nella provincia di Isernia, ma anche in quella di Campobasso. Avvertito anche a Napoli, avvertito molto forte anche a Napoli, con la gente che si è ovviamente spaventata ed è scesa in strada. Al momento non si registrano danni significativi, ma ripeto, il terremoto è avvenuto meno di un'ora fa, dunque forse è presto per tracciare un primo bilancio della situazione. Magari ci torneremo su questa notizia più avanti nel corso di questa edizione. Seguiamo con la politica, perché il Premier Letta ha scelto Twitter per ribadire e per annunciare che le tasse sono effettivamente calate nel 2013 e che questo trend soprattutto proseguirà anche nel 2014. A dar manforte a Letta il suo vice Alfano, che assicura che il governo farà ancora di più nei prossimi mesi. I due commentano i dati della CGIA di Mestre divulgati ieri, ma in qualche modo rispondono anche al Sole 24 Ore, che oggi, analisi e conti alla mano, smentisce che la pressione fiscale sia diminuita. Anzi, Grillo è sulla stessa linea e scrive sul suo blog: solamente uno sciocco ottimista potrebbe negare l'oscura realtà del momento. Le imposte sono cresciute, la nostra capacità di pagamento è diminuita. Sono ore quindi di grande fibrillazione nella maggioranza, perché oltre al capitolo tasse il Premier deve incassare anche lo sfogo di Matteo Renzi sulla stampa. Con Letta e Alfano non ho niente in comune, io sono stato legittimato dai voti, loro no, attacca il segretario democratico. Mai parlato di rimpasto, il governo se fa va avanti, viceversa, se prosegue l'assalto alla dirigenza e si fanno marchette non va bene. Intanto il discusso decreto mille proroghe sarà diviso in due, un provvedimento sulle proroghe per l'appunto, un altro sulle misure urgenti, e domani saranno all'attenzione del Quirinale. La cronaca: uno studente torinese di 15 anni è morto travolto da una valanga a Clavier, in Alta Val di Susa, al confine con la Francia. Il ragazzo stava sciando fuori pista nella zona detta del Colletto Verde quando è stato travolto dalla slavina. Sul posto sono intervenuti immediatamente il soccorso alpino, il 118 e anche la polizia di Bardonecchia, ma il ragazzo era già morto. A dare l'allarme è stata una persona che stava sciando con lo studente, che è stata portata a Bardonecchia, dove sarà ascoltato dalla polizia, che indaga sulla dinamica dell'incidente. Oltre a sconsigliare i fuoripista, gli esperti ricordano che il rischio valanghe resta alto, visto che le temperature sono al di sopra della media, con valori autunnali più che invernali. Sale così a 9 il numero delle vittime sulla neve in questa parte finale dell'anno. E a proposito di neve e di incidenti, il 7 volte campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher è rimasto vittima proprio di un incidente mentre sciava nella località francese di Méribel, in Alta Savoia. Il campione tedesco, finito fuori pista, è caduto e ha battuto con violenza la testa su una roccia, ma fortunatamente indossava il casco protettivo. Ricoverato in ospedale, gli hanno diagnosticato un trauma cranico. Secondo i media francesi, l'ex ferrarista non è in prognosi riservata. Il gestore della stazione ha dichiarato che l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 11 di questa mattina e che la polizia sta conducendo le indagini sulle cause della caduta. I soccorsi sono arrivati subito, ha proseguito, e con un elicottero Schumacher è stato trasportato all'ospedale. Era sconvolto, un po' scosso, ma comunque cosciente. Un colpo di scena imprevisto potrebbe liberare l'Akademik Shokarsky, la nave russa bloccata nel mar glaciale antartico dal 24 dicembre. Il PAC infatti si sta spaccando da solo, allentando la morsa attorno all'imbarcazione della spedizione scientifica. Lo ha twittato il capo della spedizione, dichiarando l'intenzione di proseguire sulla rotta originaria una volta liberi dai ghiacci. Sul posto comunque sta arrivando l'ennesima missione di salvataggio, la nave rompighiaccio Australis è in navigazione dopo il fallimento dei cinesi. Ed era anche l'ultima notizia, vi ricordo quella con la quale abbiamo aperto: forte scossa di terremoto di magnitudo 5 nella zona del Sannio, del Casertano, avvertito anche a Napoli e in tutta e nella provincia di Isernia e Campobasso. Terremoto forte, gente spaventata, ma al momento nessuna notizia di danni. Avete visto nella cartina, nella foto, la zona interessata. È davvero tutto per questa sera, grazie per l'attenzione, buonasera.